Eccoci qua. Allora, era interessante quello che stavamo chiacchierando prima, poco fa fuori onda, tra l'altro, no? Per cui si diceva la figura, anche perché io, la domanda era questa, che anche tanti si sono chiesti: ma a chi mi affido? Dato per presupposto che la banca e chi dipende dalla banca farà gli interessi della banca, appunto, so, o mi fido Sì, di ma quella banca oppure no. non Se posso andare in banca a chiedere trovami qualcosa che mi dia rendimento. perché a sto No, è una domanda anche punto. sciocca, è una domanda anche sciocca. Non esiste, non c'è qualcosa che ti dia rendimento. Rendimento è una conquista da fare giorno per giorno, è come trovi una casa che mi dia un affitto. Certo, ti compri un immobile, lo metti, ma usa le stesse modalità, usa le stesse modalità. Nessuno ben cerca una casa. Devo andarci anche in affitto, sei messo in una brutta posizione, ci passa il traffico, non hai gli impianti a norma. Stessa cosa per l'investimento, cioè compra qualcosa che abbia una prospettiva e vedrai che viene anche il rendimento, ma non puoi andare in banca a dire vendimi o datemi qualcosa che mi dia un rendimento senza rischi. Primo, non esiste, a parte alcune forme di investimento assicurative, dove all'interno c'è una gestione separata, non fondi, gestione separata. Quelle sono le uniche forme che danno protezione capitale e un rendimento molto basso, ma te lo daranno ancora per un po', perché in pancia ci sono titoli di Stato e quindi il rendimento non può essere alto. Le gestioni separate hanno un rendimento che va dal 2 al 2,5% annuo al cliente, però non mettono in discussione il capitale. Se io ho delle pretese di rendimento più ambiziose, devo strutturare il mio investimento e mi faccio consigliare da chi ho davanti. All'interno ci metterò azioni, obbligazioni, azioni di paesi emergenti, obbligazioni di paesi emergenti, materie prime, oro, posso mettere di tutto. La finanza mi dà la possibilità di mettere tutto, senza limiti di spesa. Quindi il piccolo risparmiatore con 5.000 euro e il grande risparmiatore con milioni di euro, c'è una specie di democrazia funzionale, comprano tutti e due la stessa cosa. Non avrà più rendimento perché ha più denaro, no, Certo, compra le quindi stesse cose. Con multipli. voglio che, se mi obbligano ad aprire un conto, ci debba essere la sicurezza che non li perda. Se non guadagno non mi interessa, no guadagni, no rischio, altrimenti mi lasciano fare ciò che voglio, anche comprarmi materassi. Giusto, cioè il conto corrente è un servizio, quindi non si investono i soldi, quindi deve esserci, da quel punto di vista sono assolutamente d'accordo, la garanzia che nessuno me li tocca, me li tocca. In termini reali ci perdo perché un po' di inflazione, anche se siamo in deflazione, ma speriamo di tirarci fuori, un po' di inflazione che comunque c'è, i costi tenuti dal conto, un po' mi erodono i miei soldi, Certo, però infatti. c'è la possibilità di cominciare a ragionare con la banca a cui lavoro. Diciamo, le banche saranno sempre meno importanti per ciò che riguarda la gestione pratica del giorno per giorno, del comprare, del far bonifici, del prelievo. Cioè, siamo già abituati a vedere che il pomeriggio sono chiuse, siamo abituati a farci i versamenti e i prelievi col bancomat, quindi non abbiamo bisogno dell'operatore davanti per fare le cose, non avremo bisogno anche nemmeno della dimensione fisica della banca. L'importante è avere la possibilità di controllare, verificare la nostra operatività, quindi online da questo punto di vista abbiamo tutte le garanzie possibili immaginabili. Abituiamoci anche ad un futuro in cui gli operatori saranno meno. Ecco, ma ci saranno operatori specializzati solo in consulenza, Ecco, rimarranno ma pochi. infatti penso che questo sia anche irrilevante, l'importante è che poi sappiano consigliare, perché se poi ci troviamo dei consigli dati, è quello che crollano dei mondi. Impariamo a non confondere la capacità di predire il futuro, che non è di noi umani, ecco, è una prerogativa che lasciamo alle divinità, quindi non a noi altri, è la capacità invece di costruire dei portafogli efficaci, efficienti, cioè costruire dei portafogli cosa vuol dire? Consigliare delle soluzioni di investimento che siano rispondenti a quelle che sono le mie aspettative. Infatti, questo, vedete, Se questo è importante. i signori della Popolare di Vicenza avessero detto, guarda, puoi perderci dei soldi, probabilmente le scelte di investimento dei loro clienti sarebbero state diverse. Cioè, Infatti. partiamo dall'ordine di idee che non esiste nulla che ti ripari completamente dalle perdite. Nulla. In linea di principio,
anche gli stati possono fallire, però, e quindi anche i titoli di stati possono non essere rimborsati, ma mettere le uova in paniere diversi, questo sì, ci tutela più che tutti gli altri discorsi di cui siamo in conclusione in maniera opinabile. Infatti la signora prima che era stata interpellata diceva: io sono in Trentino Alto Adige, le casse rurali mi danno garanzia. Casse rurali sono ancora una garanzia? Una banca che sia cassa rurale, che sia una banca popolare, che ha i conti in regola, è una garanzia. Quindi sia che sia a Bolzano, l'indice, sia che sia a Padova. Quindi non ha senso nemmeno il suo discorso, non è perché sono in Trentino Alto Adige, sono più seri, sono più bravi, sono... Se la clientela di quella zona è una clientela che ha una sofferenza di sistema più bassa, hanno una capacità, hanno le casse, i conti, sicuramente sono delle banche che possono, ma non andrei a fare ragionamenti legati alle aree geografiche. No, ma assolutamente, quindi era giusto per capire. Allora, siamo giunti al termine, risponderemo anche alle vostre prossime domande, per cui avendo il nostro esperto Stefano Zara che periodicamente ci supporta dandoci i quadri delle situazioni, continuate a scriverci le vostre mail, poi noi le condensiamo e vi diamo le risposte, speriamo che nel frattempo non cambino, ci siano stravolgimenti incredibili, grazie di essere stato qui con noi naturalmente e a voi buon proseguimento. Buona giornata.